Continua l'avventura con il maggiolino. Oggi rimonteremo tutta la portiera completamente, quindi tutte le componenti, dalla serratura, maniglia, meccanismo alzacristalli, guarnizioni, tutto completo, fino ad avere lo sportello finito. Poi passeremo dall'altra parte. Procediamo. Il primo passo è sostituire la guarnizione del vetro a compasso dello sportello. La guarnizione mi è stata fornita insieme a tutti i ricambi del restauro dalla Dei Kafer a Colle Valdelsa. Ve la consiglio perché la vastità di ricambi che loro hanno in magazzino appunto è grande. Inoltre sono molto cortesi e disponibili e i prezzi sono veramente accessibili. Allora, prendiamo la guarnizione. Giriamo quindi la guarnizione, deve andare dall'inizio alla fine appunto del profilo. Prendiamo il segno e la tagliamo con delle tronchesine in questa maniera qui. Ora coincide. Andiamo a incollarla con un po' di silicone, non tantissimo, in questa maniera qui. Lo spargiamo su tutta la superficie. Andiamo a prendere il profilo che abbiamo misurato, che è questo, e lo facciamo coincidere dall'inizio alla fine. Puliamo i bordi, lo fermiamo provvisoriamente fino a quando il silicone, tempo una decina di minuti, non avrà fatto presa. E dopo proseguiremo all'installazione. Vedete, molto semplice e veloce. Adesso andiamo a sostituire il canale del guidavetro. Vedete, lo cambio perché anche l'altro era usurato. Basta inserirlo nelle apposite guide e il gioco è fatto. Qui non serve colla. E ora andiamo ad applicarlo sulla portiera. Come vedete, ho già zincato il pezzo e lubrificato il meccanismo. E allora passiamo a inserirlo nello sportello. Allora, si fa passare la stina della sicura attraverso il forellino, poi si infila all'interno il meccanismo ed esce così. Poi prendiamo le viti a croce a testa svasata e le abbocchiamo. Prendiamo un cacciavite a croce e poi passiamo al serraggio. Solo quando le abbiamo abboccate tutte e tre, solo quando le abbiamo abboccate tutte e tre, altrimenti magari si rischia di non far combaciare fuori, ecco. Quindi è meglio tirarle tutte insieme qua dentro, sempre dalla parte interna. La prima cosa da montare è questo meccanismo, poi c'è uno scorrivetro da applicare. Verifichiamo sempre dopo ogni passaggio il corretto funzionamento di quello che abbiamo installato, perché spesso succede che gli oggetti vadano montati in una certa cronologia. Quindi se rimontate un meccanismo prima di un altro e non funziona, vi dovete rifare da capo. Ecco, io l'ho azionata dall'interno, vedete, funziona. Tiriamo su la sicura, se magari metto la guainina, ecco qua, e il pispolino per aprire e chiudere il meccanismo. Ecco, la portiera del passeggero ha la sicura solo quando è chiusa, vedete? Non scatta, tiro su e scatta. Bene, passiamo ad altro. Passiamo alla maniglia, anche questa era in ottime condizioni, l'ho smontata, lucidata, cambiato ovviamente le guarnizioni e adesso la rimontiamo. Ecco, se capita come in questa giornata qui che sia un po' freddo e le guarnizioni danno un po' di resistenza, scaldiamole, almeno si installeranno più facilmente. Ecco, procediamo, anche questo è abbastanza semplice, è un innesto a baionetta, diciamo. Lo inseriamo prima sull'anteriore, poi facciamo scorrere l'intera maniglia e qui abbiamo una vite nascosta dietro la guarnizione. La andiamo a inserire
Spero che si riesca a vedere perché è un po' un'inquadratura strana. Come vi ho detto, l'attrezzatura mia è come quella del 2, però ecco, riesco, si può riuscire lo stesso a fare ottimi lavori anche nel garage. Infatti queste auto, lavorare su queste auto è molto facile, con attrezzi semplici e un po' di buona volontà. Ecco, vediamo se funziona. Direi che il risultato è ottimo. Perfetto. Fissaggio del bordino cromato. Come vedete ci sono delle clip da inserire in appositi forellini nella tasca dello sportello che lo sostengono. Ecco. Andiamo a inserirlo, stando attenti a non graffiare niente. E la difficoltà maggiore sta nel trovare i forellini all'interno dello sportello. Trovato il primo, gli altri sono abbastanza facili perché seguono. Allora, questo è qua, eccolo qua. Perché fissare prima questo profilo? Perché il vetro a compasso deve stare sopra e quindi sarebbe un problema installare prima il vetro a compasso e dopo il profilo cromato. Quindi procediamo a inserire tutte le clip e andiamo avanti. Sono scorcio delle clip di cui vi parlavo prima. L'unica difficoltà appunto è quella di centrare il foro e di non graffiare la vernice, ovviamente. Bordino cromato, oltre che con i fermi che abbiamo visto, si sostiene anche con queste clip che hanno anche la funzione di sorreggere lo scorrivetro. Quindi le andiamo a fissare con il cacciavite in questa maniera. Ecco, ne seguono altre. Come vedete ci sono i fori, qui andiamo sotto e pian piano le fissiamo tutte. Andiamo a sistemare il deflettorino al quale avevamo cambiato la guida scorrivetro poc'anzi. La colla è asciutta e quindi lo andiamo a inserire prima nella parte più lunga e poi sull'anteriore. Come vedete appunto il bordino cromato che ora è andato dentro sta sotto, quindi sistemarlo dopo sarebbe stato un incubo. E adesso passiamo a fissarlo dalla parte interna. Procediamo poi anche con l'installazione del rasavetro interno. Anche questo è fornito di clip e questa secondo me è la miglior fase perché dopo con l'ingombro del vetro è impossibile. Quindi lo inseriamo e poi con il cacciavite andiamo a spingere dentro le clip una per una. Completiamo l'assemblaggio dello sportello con l'inserimento della guarnizione all'interno del canale che avevamo fornito prima delle clip di cui vi ho parlato. Vedete, molto semplice, prima da una parte e poi dall'altra, e l'assemblaggio della guarnizione è fatto. Con una semplice pressione abbiamo sistemato la guarnizione. Ora passiamo a allestire lo sportello dalla parte interna.